grande autore di fotografia, Roberto Girometti. Vieni, vieni Roberto, vieni. Grande Roberto. Eccolo qui, ciao Roberto. Ah, tutto a posto, no? Facciamo sta comitata. Allora, Roberto Girometti, anche lui l'ho conosciuto l'anno scorso o due anni fa, Roberto? Due anni fa. E da quel giorno siamo diventati amicissimi e stiamo sempre insieme a tutte le manifestazioni, ci trovano Roberto Girometti che mi fa da anticipazione sui personaggi da intervistare, vero? Sì. Ma lui c'ha una vita, diciamo, professionale non indifferente, che adesso ve la racconterà, diciamo, la collega dell'evento, Patrizia. Vai Patrizia. Posso dire sì? Una cosa? Dimmi, Roberto. Visto che questo incontro è dedicato a Ugo Tognazzi anche, Ennio Morricone e Gigi Proietti, tre amici, posso dire dopo due cose o le dico prima? Come vuoi, è meglio prima. Allora, divertentissimo, io ero operatore di macchina del film Barbarella, un giovanotto, con un grande direttore della fotografia francese, Claude Renoir, Barbarella, e vi lascio immaginare Gian Fonda quanto era bella in quel periodo. C'era pure rima poi, Barbarella. E mi ricordo che un giorno io, quando arrivava a Gian Fonda, mi mettevo sempre al mio capo, il direttore della fotografia francese, Claude Renoir, sotto braccio, e lei che entrava e io la guardavo con gli occhi che mi cadevano dalle orbite. E un giorno mi ricordo che mentre stavamo lì lei entrava, che la guardavo, così mi sento bussare sulla spalla ed era Roger Vadim che mi dice: Roberto, ma è mia moglie. Allora un attimo così ho detto: sì, ma è tanto bella. E dopo un attimo mi sento bussare dall'altra parte, era Ugo Tognazzi, e mi fa: Roberto, ma te devi far riconoscere dappertutto. Però c'è ragione, è proprio bella. Ennio Morricone era il 2004-2005 e stavo preparando una cosa per l'AIC su quello che è le cose tecniche della cinematografia eccetera, e avevo invitato anche Ennio Morricone a questo incontro e lui mi ha promesso che sarebbe venuto e invece non è potuto venire, ma allora è stato carinissimo, lo chiamai e dico: mannaggia, mi dispiace molto Ennio, e mi ha scritto una bella lettera che adesso Patrizia ci legge. Poi dico una cosa su Gigi Proietti dopo la lettera di okay. Vai, allora a questo punto leggo la lettera prima, sì, conviene, il presidente dell'AIC, signor Roberto Girometti, dell'11 giugno 2005. Sono molto dispiaciuto di non poter essere presente al convegno odierno alla Casa del Cinema. Caro Presidente, non puoi immaginare quanto io condivida le ragioni di questo incontro che la sua lettera manifesto mi ha spiegato. So bene quanto il valore dei nostri grandi autori della fotografia donino al cinema, quanto il valore della luce, delle ombre dia ad una scena qualcosa di astrattamente, praticamente positivo e indimenticabile. Il film, con la personalità del direttore della fotografia e dei suoi più stretti collaboratori, aggiunge stile alla complessa e creativa azione del regista e di tutti quanti operano intorno a lui. Vorrei nominarli tutti, i nostri maghi della luce. Sono una nostra gloria, ma non lo farò perché sono tanti e certamente ne dimenticherei alcuni. Ciò mi dispiacerebbe molto. Spero si perdoni la mia assenza, ma vorrei che mi si considerasse presente con gli ideali e i diritti da voi rappresentati. Vedo che siete sempre ben presenti, proiettati verso un progressivo miglioramento in cui la vostra coscienza, la vostra sapienza e la vostra onestà professionale vi ripaga solo moralmente dei sacrifici, con stima e affetto per tutti gli autori amici, anche quelli che conosco solo nell'osservare la loro opera. Ennio Morricone. Una grande emozione quando Ennio mi scrisse questa lettera, perché non me lo aspettavo, insomma. Invece l'ultima cosa che vorrei dire, visto che appunto si parlerà anche di Gigi Proietti, io ricordo che conobbi Gigi Proietti negli anni, metà anni 50, un po' dopo la metà degli anni 50, quando eravamo tutti giovanotti, lui suonava al Gold Spider. Il Gold Spider era una piccola
posto dove si ballava, noi giovani studenti del liceo andavamo, era in, sotto il cinema 21 aprile, in viale 21 aprile a Roma. Noi andavamo lì con i motorini, con le ragazzette, e lì ho conosciuto Gigi. Poi ci siamo un po' persi di vista, ma ogni tanto ci incontravamo. E poi invece dopo, a metà degli anni 80, abbiamo fatto un bellissimo lavoro insieme a Cuba. Lui stava preparando il Cilano, l'unica cosa in teatro che ha fatto con 20-30 persone, però ha fatto sempre dei recital personali, per conto suo, insomma, da solo. E siamo stati a Cuba, infatti il titolo di questo coso si chiama Cilano a Varadero. E lì è stata, dovevamo fare una puntata, ma abbiamo girato talmente tante belle cose con Gigi da tutte le parti, con tutti questi cantanti di tutte le parti del mondo, insomma, che è diventata due ore. Io adesso ho estrapolato 4-5 minuti e serviva Gigi che sta sul palcoscenico e racconta delle cose, canta delle cose. La cosa bella che vorrei ricordare di Gigi, e non me l'aspettavo, mi ricordo che quel giorno, quella sera, prima di entrare sul palco, stavo facendo delle riprese lì intorno e vedo Gigi che era madido di sudore, è vero che faceva caldo, ma insomma, non da... E sa Gigi che ha fatto? Roberto mio, tu non lo puoi capire, io ogni volta, prima di entrare in scena, comincio a sudare, ma sudo proprio l'anima mia, finché non entro sul palcoscenico. Quando poi sto sul palcoscenico mi scateno e passa tutto. Grande Gigi. Grande Gigi. E grande Roberto. Adesso abbiamo una descrizione. A questo punto presentiamo proprio Roberto Girometti. Grazie. Roberto Girometti è direttore della fotografia, regista, sceneggiatore, critico cinematografico e insegnante di storia del cinema. Nel 1962 inizia la sua attività collaborando come critico cinematografico con la rivista Cinegiornale, la settimana Incom, nella quale apprenderà le tecniche necessarie al suo lavoro. Per la fotografia inizia a lavorare per il grande Roberto Rossellini nel 71. Le sue esperienze nel cinema come direttore della fotografia sono svariate e solo per fare degli esempi ricordiamo l'intervista a Salvador Allende, La forza e la ragione di Emilio Greco e Roberto Rossellini del 73, In viaggio con Che Guevara del 2004 per la regia di Gianni Minà, Incontro con Fidel Castro con Gianni Minà, l'85 al Cide De Gasperi, Il miracolo incompiuto, documentario del 2016 con la regia di Francesco Mariotti e del 2018 Once Upon a Time, Tonino De Nicoli, cinematographer, documentario condotto da Claver Salizzato. Nella sua lunga carriera ha collaborato con vari registi, Ferrara, Rossellini, che già abbiamo citato, Castellani, Rossetti, Colizzi, Argento, Martino e tanti, tanti altri grandi. Per la televisione... Bolognini. Per la televisione ha lavorato per la prima e la seconda serie degli Extra Large, con Castellani e con Capone, e tra i più recenti con Gli occhi dell'assassino del 2001 e Il cielo tra le mani come sceneggiatore, invece ha lavorato per quella sporca storia del West del 68 e Mafia, una legge che non perdona dell'80, dove è anche regista. In quel caso si trattava di una storia ripresa da un fatto di cronaca. È della fine del secolo scorso il lavoro per lo storico incontro del Santo Padre Giovanni Paolo II con Fidel Castro a Cuba. Come direttore della fotografia ha collaborato con tanti importanti operatori come Barboni, Gatti, Filippini, Reale, solo per citarne alcuni. Negli anni ha partecipato a vari festival, quello di Venezia, Festa del Cinema di Roma, Festival di Taormina, ha fatto parte di parecchie giurie per la fotografia cinematografica, è stato presidente di giuria al Festival di Torella dei Lombardi, ad esempio dedicato al grande Sergio Leone, è membro dell'AIC, Associazione Italiana Autori della Fotografia Cinematografica, di cui è stato presidente dal 2003 al 2006 ed ha partecipato a vari incontri internazionali per la tecnica e per il diritto d'autore. Membro inoltre della IMAGO, cioè la Federazione Europea di Cinematografia. Si batte da molti anni, anche a livello internazionale, per il raggiungimento del riconoscimento legislativo del diritto d'autore, ovvero per tutti gli artisti, gli autori della fotografia cinematografica nel mondo. È
allora, come abbiamo già accennato, Roberto Girometti è anche un insegnante di storia del cinema e degli sviluppi del cinema, soprattutto dal punto di vista di chi ci lavora, dei tecnici, delle maestranze, e lo ha fatto organizzando già dagli anni 80-90 degli eventi presso la scuola di cinema e TV Roberto Rossellini e tra il 2009 e il 2012 presso la Casa del Cinema di Roma. In particolare ha organizzato dei seminari sul tema tra il 2010 e il 2011 con i bambini a Roma che venivano pensati, invitati ad accompagnare gli adulti agli eventi, forma di invito questa che ebbe molto successo tra adulti e bambini per il modo simpatico ed originale di porsi. Per concludere, non si può non apprezzare il grande lavoro che ha svolto nei tanti anni di carriera Roberto Girometti, lavoro svolto con grande entusiasmo e voglia di farcela, vissuto sempre con umanità e curiosità, fattori importanti per riuscire nel proprio lavoro. Sono questi aspetti della sua personalità che ne fanno un grande nella storia della cinematografia italiana. A De Maiora. Bravo Roberto. Adesso passiamo, diciamo, alla presentazione. Passiamo prima alla presentazione della motivazione della premiazione. Ti volevo anche ringraziare prima per questo ricordo, per questi ricordi che ci hai portato, che ci hanno fatto vivere un po' l'atmosfera e le tue emozioni che sono diventate le nostre. Grazie. Allora, Roberto Girometti, per aver dimostrato nella sua lunga carriera sensibilità verso la giustizia sociale e per la battaglia professionale da lui intrapresa finalizzata al riconoscimento del diritto d'autore per tutti gli artisti del mondo del cinema a livello nazionale ed internazionale. Questa grazie. È la motivazione grazie. E adesso passiamo anche al premio con Ciro del Ferraro che lo porta. Ciro del Ferraro ha fatto questa bellissima Torre del Trivio incorniciata da un nastro cinematografico. La Torre del Trivio è un simbolo della città di Pellegrini, uno dei tanti, e te lo doniamo volentieri. Grazie, grazie. C'è un po' troppa roba, sì, lo tengo io. Ecco. Tanti posso dire che in tutte queste cose, e c'ho qui anche un'altra bella lettera che vi vorrei leggere al volo, e questa è proprio al volo al volo. Facevo un libro, l'AIC fece un libro dedicato ai ricordi di cinema e io personalmente lo portai a Mauro Bolognini. Sentite che bella, questa è la lettera che mi ha mandato Mauro Bolognini nel 97. Quanti ci metti, eh? C'è scritto, ho ricevuto il vostro libro con nostalgia, vi ricordo con affetto, Mauro Bolognini. Il libro era quello che facevamo noi autori della profila, era un mondo di ricordi. Grazie. Ecco qua. Grazie. Allora, grazie, ci concediamo da Roberto per passare al prossimo premiato. Grazie Roberto, grazie. Puoi andare con il premio. Anche perché Roberto quando comincia non la smette più, sì. Io lo conosco bene, lo so, e c'ha tanti aneddoti da raccontare che non finirebbe mai. Ciao Roberto, grazie.